Ben ritrovati, oggi in primo piano la svolta ambientalista sulle rinnovabili. È stato firmato un accordo significativo da WWF, Legambiente e FAI. Dicono sì queste associazioni che difendono l'ambiente alle rinnovabili, all'eolico e al fotovoltaico, anche se il paesaggio viene in qualche modo modificato. Di questo ne parliamo oggi con il presidente nazionale dell'ANEV, Simone Togni. Ben ritrovato, presidente, grazie per la sua disponibilità come sempre. Grazie a voi. Allora, intanto le chiedo subito, questa svolta ambientalista per voi che cosa significa? Ormai c'è la consapevolezza sostanzialmente che la crescita delle fonti rinnovabili è, possiamo dire, necessaria per il nostro paese. Ma sì, è un percorso nato ormai 20 anni fa, quando l'ANEV fu costituita, è quello di cercare, questo si dava come obiettivo alla nostra associazione, una diffusione di una cultura delle rinnovabili e dell'eolico in particolare che fosse basata su dati concreti e sull'analisi delle situazioni che vengono a verificarsi. E per questo crediamo che questo passaggio sia un passaggio molto importante, poiché parte da un ragionamento molto profondo, cioè che il paesaggio è un elemento da sempre oggetto di modificazione, ma soprattutto che vede come diciamo rischio quello della modificazione dello stesso anche per motivi diversi da quelli che immaginiamo, e cioè appunto quelli del che la trasformazione delle rinnovabili. Il mutamento climatico è un gravissimo rischio per il nostro paesaggio. Se ci pensiamo, la desertificazione da un lato e quelli che sono l'innalzamento del livello dei mari e diciamo il cambio degli habitat dovuti anche alle mutazioni climatiche mettono a serio rischio il paesaggio, e il ragionamento che Legambiente con le altre associazioni negli anni e con ANEV ha portato avanti è stato proprio quello di difendere il paesaggio grazie alle rinnovabili. Ora intanto, Presidente, che cosa cambia? È la conferma che la transizione energetica non si può fermare, però l'auspicata accelerazione per la realizzazione dei nuovi impianti ancora non c'è stata. Perché, secondo lei? Diciamo che questo percorso è un percorso lungo. Il nuovo ministro Pichetto Fratin, il ministro dell'Ambiente, ha risposto positivamente a una proposta fatta dall'ANEV insieme alle altre associazioni di categoria di lanciare gli stati generali delle rinnovabili e quindi di attivare dei tavoli di collaborazione all'interno dei quali noi potremo, speriamo già nei prossimi giorni, presentare quelle che sono le criticità del settore e le proposte che come associazione possiamo avanzare. Ricordiamo infatti che le nuove realizzazioni stanno comunque arrancando a causa di quelli che sono degli ostacoli burocratici e delle, diciamo, dei dinieghi, in particolare delle sovrintendenze, che vedono nella difesa del paesaggio in maniera assoluta un elemento di forza. In realtà noi chiediamo da anni che un protocollo, dei criteri oggettivi, trasparenti e conoscibili che le sovrintendenze debbano indicare possano consentire la realizzazione di questi impianti in armonia con il territorio e il paesaggio, e soprattutto che questi impatti, che sono degli impatti solamente visibili e non ambientali ovviamente, possano essere valutati per quello che sono. Gli impianti eolici hanno una vita utile di 20 anni, e quindi la riduzione eventuale di godimento del paesaggio nelle aree in cui questi impianti vengono realizzati è comunque un impatto cronologicamente ridotto nel tempo. Al termine della vita degli impianti stessi, questi vengono smontati e questo consente il ripristino totale del paesaggio. Sotto questo approccio crediamo che l'analisi dei progetti possa essere fatta in maniera più oggettiva. A proposito dei permessi, c'è stata una interessante intervista del presidente del FAI, Magnifico, su Repubblica, il quale ha sottolineato che spesso in Italia chi deve dare l'ok non ha le competenze necessarie. Lei condivide? Ma guardi, sì, devo dire che questa presa di posizione del FAI è stata importante, perché in qualche modo ha rotto il fronte
o meglio, ha riunificato il fronte ambientalista perché tutte le altre associazioni erano sempre rimaste positive a sostegno delle rinnovabili, parliamo di Legambiente, WWF, Greenpeace principalmente, ma sono anche le altre. Il FAI era quello rimasto un po' più a difesa diciamo, questi aspetti più estetici. E ha perfettamente ragione il presidente del FAI perché spesso appunto questi dinieghi non motivati sono dei dinieghi che nascondono proprio la mancanza di conoscenza di quelle che sono le tecnologie che devono essere installate. Io ho avuto modo personalmente di avere delle interlocuzioni con funzionari del Ministero delle Sovrintendenze e veramente c'è un approccio preconcettuale, tanto che come associazione noi cerchiamo sempre di portare questi signori su a visitare gli impianti perché poi vedere dal vivo queste installazioni fa capire che per carità a qualcuno possono piacere, a qualcuno no, ma da un punto di vista oggettivo veramente gli impatti sono molto molto ridotti e limitati ad aree marginali del territorio. Lei ha accennato a quelle che sono le aspettative del settore delle rinnovabili per quanto riguarda gli impegni assunti dal governo Meloni. Intanto le chiedo perché per contrastare i cambiamenti climatici è l'ora di abbandonare i combustibili fossili. L'Italia è lontana evidentemente dagli obiettivi di decarbonizzazione. Perché? Guardi, noi stiamo vivendo un momento veramente complicato nella vita energetica del nostro paese, anche a livello europeo. Se pensiamo che le grosse crisi che stiamo affrontando sono quella climatica, quella ambientale, quella economica e quella geopolitica, su tutti e quattro questi tavoli, che prevedono ognuno un dossier molto complesso, la soluzione si chiama sempre rinnovabili, perché le rinnovabili consentono di evitare l'emissione di CO2 e quindi di combattere i mutamenti climatici, consentono di non bruciare combustibili fossili e quindi, oltre alla CO2, non emettono neanche degli inquinanti, quindi quegli elementi che poi noi respirando ci creano problemi respiratori e che in Italia, ricordiamolo sempre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima essere causa di 80.000 persone in maniera prematura all'anno, quindi un dato veramente molto importante. E l'aspetto economico, perché le rinnovabili oggi consentono di produrre energia a un costo molto più basso rispetto a quello delle fonti fossili, e infine l'aspetto geopolitico, che purtroppo stiamo toccando sulla nostra pelle con la guerra tra Russia e Ucraina. Ecco, questi sono tutti elementi per i quali dobbiamo fare le rinnovabili nel modo più veloce possibile. Siamo in una situazione di emergenza e in situazione di emergenza si risponde con azioni straordinarie. Detto questo, i fossili certamente ci dovranno accompagnare per un certo periodo della nostra vita, ma l'obiettivo è riuscire a completare la transizione nel tempo più stretto possibile, garantendo ovviamente la sicurezza energetica e quelli che sono gli aspetti di normale funzionamento di un'economia e di un paese come il nostro, che ancora ha una dipendenza dal gas importante. Ecco, intanto Presidente, le nuove frontiere delle rinnovabili, mi riferisco alle pale eoliche in mare, gli impianti idroelettrici erano sviluppati fin dall'Ottocento, poi questa strada è stata abbandonata. Le chiedo come valuta sostanzialmente queste nuove resistenze all'offshore, insomma, qual è la sua opinione? Guardi, in realtà qualsiasi applicazione delle nuove fonti di energia pulite, delle rinnovabili, vedrà sempre un'opposizione da parte di chi cerca di mantenere lo status quo, di chi cerca di, un po' per ignoranza, magari un po' per convenienza, ma continua a dire che le rinnovabili sono centrali, sì, ma diciamo la strada non riusciranno mai a sopperire a quelle che sono le necessità del nostro paese. Basti pensare che un sottosegretario di Stato come Sgarbi è riuscito a opporsi ai pannelli fotovoltaici dell'albero di Natale montato a Roma piuttosto che alle pale eoliche in giro per l'Italia e per farlo ha dovuto dare dei dati sbagliati, largamente sbagliati,
dicendo che con le rinnovabili non si potrà mai arrivare a coprire il fabbisogno del nostro paese. Beh, i dati dicono cose diverse e anche gli obiettivi che il nostro paese ha assunto in sede europea ci dicono che da qua al 2050, quindi in poco più di 25 anni, dovremo essere completamente indipendenti dalle fonti fossili. E questo si può fare e credo che l'aspetto culturale, la conoscenza dei dati reali, capire che un impianto eolico offshore in aggiunta al rifacimento degli impianti su terraferma e ai nuovi impianti su terraferma saranno la base sulla quale diciamo, potremo costruire un futuro decarbonizzato e completamente. Beh, è chiaro, Presidente, che le turbine vanno installate nei posti giusti con la condivisione delle comunità locali, però le chiedo, l'associazionismo del no, molto ideologico, che ritardi ha comportato sostanzialmente per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese? Allora, guardi, in realtà l'associazione nasce proprio con l'idea nel 2002 di rendere questi impianti quanto più possibile integrati nel territorio e nel paesaggio e con le popolazioni che li ospitano. E da questo punto di vista abbiamo fatto un'opera importante perché i sondaggi recentemente fatti dimostrano come l'accettabilità degli aerogeneratori nel territorio ha un valore sempre superiore al 70% e nelle zone, nei comuni dove gli impianti esistono arriva anche al 75%, quindi aumenta l'accettabilità dove gli impianti sono più conosciuti. Detto questo, è ovvio che quella che è l'opposizione di alcune associazioni, appunto Italia Nostra e prima il FAI, portato un ritorno, diciamo, di cattiva immagine sulla stampa e questo ha portato anche da parte appunto delle sovrintendenze un'opposizione abbastanza forte, come sappiamo. Quindi da questo punto di vista sicuramente l'opposizione ha rallentato l'installazione e l'autorizzazione di nuovi impianti, ma ha bloccato, mi sentirei di dire di no. Certo è che senza questa resistenza si potrebbe realizzare di più, meglio e in maniera armonica con quelli che sono appunto i dettami delle sovrintendenze. Il nostro obiettivo non è vincere lo scontro il braccio di ferro come sta succedendo adesso, perché poi i tribunali danno ragione alle aziende spesso, ma il nostro obiettivo sarebbe quello di riuscire con indicazione condivisa da parte di tutti i soggetti, comprese le sovrintendenze, a realizzare questi impianti al meglio. Certo, è chiaramente una strada obbligata quella delle rinnovabili. Grazie Presidente Simone Togni, Presidente nazionale ANEV per questa intervista e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Abbiamo concluso, io ringrazio in regia per noi Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito, arrivederci.